Ma torniamo a noi. Adesso Seagate Learn è installata, quindi possiamo fare from sk. Eccola qua, l'autocomplete ci aiuta. punto. Vedete, è molto utile avere a disposizione i suggerimenti dell'editor. Il modulino da cui, della libreria Seagate Learn da cui carichiamo questo dataset appunto è datasets import. Se non esce l'autocomplete potete forse contro CTRL spazio. Vedete, load iris, load boston, queste sono tutte routine per caricare dei, questi dataset già, già pronti, load breast cancer, load diabetes, questi sono tutte, tutti i dataset che sono contenuti nella libreria e che sono utili a scopo didattico. quindi usiamo questo. Poi a un certo punto prenderemo il nostro csv e faremo machine learning selvaggio su dati eh, veri del mondo reale. Eh, quindi caricandoli da disco da un foglio Excel e così via. Eh, per adesso vediamo insomma qual è la parte essenziale della con questo dataset preimpostato. Dataset, uguale load Boston, lo abbiamo caricato. Tra l'altro lo vorrei fare nero l'editor perché, eh, secondo me, si vede un po' di più: appearance dove sta? Team Darkula. Ok. Ok, spero si veda un po' meglio. Il terminale è rimasto, terminale è rimasto bianco. Vabbè, poco male. Quindi, eh, dataset load Boston. Poi ce ne andiamo sotto e facciamo. Vediamo che cosa c'è dentro questo dataset print dataset eh, desk mi pare questo dataset in dizionario contiene varie cose ecco qua boston house price dataset allora abbiamo 506 record quindi è una tabella con 506 righe e 13 colonne eh, che riguardano la criminalità in quella parte della, della città, la proporzione di terreni industriali, eh, inquinamento, l'età media degli abitanti in quel lotto di terra, le tasse in quell'otto di terra, insomma una serie di informazioni riguardano dei lotti della città, lotti di terreno della città, e un'ultima colonna che è, queste qui che erano le colonne di input sono dette features, ci sarà un'ulteriore colonna che è la colonna target che contiene il prezzo delle case in quell'otto di terra noi quindi a partire dall'efficio cioè tutte queste informazioni qua che abbiamo sull'otto di terra dobbiamo predire il target cioè quanto, costa, eh, quanto costano le case in quell'otto di terra per capirci diversamente prendo delle slide che ho qua ok allora questo qui è il nostro dataset adesso poi vediamo che significa questa parte di destra ok abbiamo i nostri dati X e Y, X, queste qui sono su ogni riga c'è una casa, sulle X abbiamo varie colonne, Y sarà quest'ultima colonna, e le varie colonne contengono la, la criminalità, l'inquinamento, proporzioni di zone residenziali, quanto è lontano dal fiume, insomma tutte le caratteristiche in base alle quali vogliamo indovinare il prezzo e Y è la colonna col prezzo, quindi X è una matrice numerica di features. Dove sulle righe abbiamo i vari record, quindi sulla prima riga ci sarà scritto inquinamento di, di questo lotto di terra, tasse di questo lotto di terra, distanza a fiume di questo lotto di terra e quanto costa una casa in questo lotto di terra. Sulla riga successiva ci sarà la stessa cosa, ma per un altro lotto di terra, e così via, ne abbiamo 500 e passa. Eh, si tende a indicare x grande così perché è una matrice numerica abbiamo varie colonne che sono le varie feature e varie righe come abbiamo già detto che sono le varie osservazioni e y come, come con la y piccola perché in realtà questo è un semplice array numerico che contiene i prezzi di ogni record verifichiamo questa cosa direttamente in PyCharm se voi fate print eh, data Eccolo qua, queste qui sono eh, i 500 record, qui doppia quadra vuol dire che è un array di array, prendiamo solo il primo, vediamo il primo record di questa matriciona di dati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, sono 13 numeri, vuol dire che il primo lotto di terra ha eh, questo inquinamento, queste tasse, questa distanza da fiume, questa, questo tasso di criminalità, eccetera, eccetera, quindi questi sono i vari attributi di questo record. E ce ne sono 500, abbiamo detto, invece dentro la chiave target, prendiamo sempre la prima, indice 0, abbiamo tadan, il prezzo, che questo è espresso in migliaia di sterline, quindi sarebbero 24.000 sterline. Abbiamo il prezzo di questo lotto di cui abbiamo visto precedentemente le, le feature. Se stampiamo tutto target, vedete, questo qui è un array a una dimensione con 500 numeri che sono appunto i prezzi di tutti questi lotti di terreno. Andiamo avanti. Isoliamo le feature del target, è, è comodo avercele già separate. Quindi x grande uguale dataset... Data, e Y piccolo, queste sono convenzioni che sono usate dappertutto. Eh? Quindi io qui nei tutorial, se voi le stesse convenzioni che troverete poi su, sui tutorial in italiano, in inglese, in, in tutto l'interwebs. target. Quindi, abbiamo isolato la matriciona con le feature che si chiama X e l'array con, con le predizioni che, che si chiama target Y. Adesso, volendo fare una cosa per volta, facciamo direttamente l'addestramento su tutti questi dati. In cosa consiste il machine learning di base? Anche qui prendiamo un'altra bella slide. Il machine learning di base consiste in questo: se nella programmazione classica io ho allora. Ho un output del mio programma e questo output dipende dagli input, e qui è chiamato x, e un algoritmo, che qua è f di x, funzione di x, che lavora su questi input e ti permette di ottenere l'output, che è y. Nella programmazione classica, F è scritta dal programmatore, quindi noi abbiamo l'input, scriviamo un programma che lavora su questo input e produciamo un output. È il programmatore che scrive F. Nel machine learning questo, questo paradigma è ribaltato perché noi non facciamo altro che. Raccogliere una lunga lista di coppie input output, quindi input e già mappato qual è l'output corrispondente a quell'input, e usiamo delle tecniche specifiche di, di addestramento di machine learning per fare in modo che la macchina impari da sola F, impari da sola qual è l'algoritmo che mappa da input a output. Generalmente questo è il machine learning. E questo qui è il procedimento generale. Abbiamo dei dati, questi dati vengono dati a un algoritmo di addestramento, che è questo algoritmo che estrae dai dati i pattern statistici, le invarianze, insomma il, il cosiddetto modello, che è un ulteriore programma e questo modello poi è quello che dà le risposte a, al mondo esterno, quello che fa le predizioni quindi ricordiamoci soprattutto questa differenza tra algoritmo addestramento e modello sono entrambi dei, dei programmini, però l'algoritmo addestramento è quell'algoritmo che prende i dati, li immagina e produce il modello il modello invece è EF di cui parlava prima, è il programmino che farà, che produrrà le predizioni e le risposte in generale tutto questo, il modello può essere visto come una versione compatta dei, dei dati che avevamo a disposizione, quindi il modello contiene quelli che sono i pattern che si trovano all'interno dei dati, dati che abbiamo dal, raccolto dal mondo reale e che si presume siano una fotografia più accurata possibile del mondo reale. Torniamo al nostro codice, proviamo a fare appunto l'addestramento direttamente così e, e poi aggiungiamo la validazione. Dovrò importare un, un algoritmo di addestramento. E usiamo la regressione lineare from secitlear.Linearmodel import linear regression. Uh, in machine Learning si fa questa distinzione tra regressori e classificatori. Il regressore è un, un algoritmo che deve sputare fuori in output un numero, quindi la stima del prezzo di una casa, la stima di quanto varia un prezzo, la stima di quanto piove dopo domani, eh, la stima di quanti gol farà un calciatore, insomma l'output è numerico. Invece il classificatore è un modellino che tira fuori output a categoria, quindi rosso, bianco, blu. Maschio-femmina, compra o non compra, eh, cronaca politica sport. Quindi, classificatore è un modello che prende gli input e sputa fuori una categoria. Regressore è un modello che prende gli input e sputa fuori numero, stima numerica. In questo caso, siccome vogliamo predire i prezzi di questi, di queste, delle case in questi lotti di terreno, avremo bisogno di un regressore. Ci sono sul canale due video molto più dettagliati, sia sui classificatori che sui regressori e, e sulle misure che si usano per valutarli, quindi magari andate a dare un'occhiata. Quindi che faccio? Costruisco il mio modello non addestrato. Eccolo qua, model uguale linea regression. Con queste domande sto chiamando il costruttore della classe linea regression e... Chiamo l'istanza di questa classe Model. In scikit-learn c'è questa convenzione molto molto pratica per cui la classe prende il nome del, dell'algoritmo dell di addestramento, ma l'istanza della classe poi contiene il modello addestrato. Adesso non abbiamo ancora addestrato, e eh, lo addestremo tra poco. Comunque, se vi fate un giro su scikit-learn, scikit-learn linear regression, eccolo. Qua. Qui potete vedere che c'è questo costruttore: lineare regression e prende diversi, diversi argomenti. Adesso noi lasciamo tutto di default. Comunque, poi, quando diventate più bravi, andate qui, potete vedere tutta una serie di scelte che si possono adoperare. Al costruttore puoi passare delle opzioni. La cosa interessante di tutti gli algoritmi che sono tutti in Scikit Learn: che sia regressione lineare, che sia regressione logistica, che sia un albero di decisione, che sia una rete neurale, tutto quello che volete. Che Tutte, tutti questi, tutte queste classi espongono due metodi. Uno si chiama fit, che si può vedere qua, e l'altro si chiama predict. E, è utile perché, appunto, usando poi anche algoritmi parecchio diversi, il codice rimane sempre lo stesso. Per addestrare, infatti, il mio modello, che adesso non è addestrato, la regressione lineare, altro non è che dal punto di vista geometrico, un, un, un iperpiano che, che cerca di, di, di interpolare tutti questi puntini. Model.fit, eh, gli do x e y, adesso non stiamo facendo validazione, quindi per chi di voi è già un po' esperto no, non vi fate prendere un infarto. Con questo model.fit non facciamo altro che addestrare il modello a partire dai dati, quindi stiamo cercando di estrarre eh, le, i pattern all'interno di questi dati e il modello ne terrà conto per le sue predizioni per tirare fuori le predizioni, che chiamo qua, basta fare model.predict e gli diamo come input le, le feature, ok ah, domanda classica, perché al fit passi sia x che y e al predict invece passi solo x? provate a rispondere, mettete in pausa il video il motivo è che quando devo addestrare il modello devo avere a disposizione sia l'input che l'output di modo... Per fare degli aggiustamenti interni e addestrare, insegnare al modellino poi a fare le predizioni. Quindi gli faccio vedere gli esempi con qual è la risposta relativa a quegli esempi. Quindi per ogni lotto di terreno gli faccio vedere qual è, qual è il prezzo desiderato. Quando poi voglio accogliere le predizioni, sia che per i dati che abbiamo usato in addestrente, sia per nuovi dati, chiaramente chiamo Predict e gli passo soltanto l'input perché voglio le sue predizioni in output dal, da, da questo metodo. Quindi qui è addestramento e qui è, lo stiamo interrogando, raccolta delle predizioni. Misuriamo come sta andando, importando una metrica, from sitelearn.metrics, import. Anche qui, se, se vi andate a guardare i video che ho già fatto su classificatori e regressori, queste qui ce le avete spiegate in dettaglio, quindi non, non le rispiego. Mean absolute error, errore assoluto medio. Per misurare non devo far altro che chiamare quella funzione, mean absolute error, e gli dico risposte desiderate, risposte predette. Questa qui è una misura di errore, che non fa altro che fare la, la sottrazione tra le varie predizioni e le risposte desiderate. Ognuno di questi scarti lo prenderà come valore assoluto, quindi gli toglie il segno e poi fa la media. Questa è una buona misura di errore perché... Prestazione perfetta viene 0. Tanto più il numero si allontana da 0, tanto più vuol dire che stiamo andando male. A differenza dell'errore quadratico medio mi piace di più da, da utilizzare nella pratica perché l'errore assoluto medio conserva l'unità di misura de, delle Y. Quindi, il numero che leggeremo è in migliaia di sterline, così come nella stessa unità di misura delle y. Vediamo un po' quanto abbiamo fatto. Ok, quindi eh, abbiamo. Uno scarto di 3. Abbiamo visto se vogliamo controllare mediamente quanto valgono le eh, quanto vale il target possiamo fare. Importiamo anche numpy, tanto ce l'abbiamo installata. Import numpy as np <ride> faccio numpy punto min. E gli do le Y. Così vediamo mediamente i prezzi dei lotti di terreno. Quanto valgono e abbiamo una misura di quant'è il nostro errore rispetto al prezzo medio. Ecco qui. Abbiamo uno scarto di 3000 sterline rispetto ai prezzi medi che sono sui 22.000. Quindi è una buona prestazione.